leggevo una volta in un suo incontro con una scuola che le hanno fatto una domanda dicendo della fuga dei cervelli. Sì. Lei ha risposto una bufala, perché? Sì, dunque, il problema che ho cercato di far capire a questi ragazzi, erano liceali, quindi non era gente universitaria, è che non devono pensare che andare all'estero sia un male. Uh-huh. Io temo molto questo atteggiamento dei ragazzi di terzo, quarto liceo, tra l'altro dei figli in quella fascia d'età, per cui l'idea è andare all'estero uguale errore capitale. Quello che è importante fargli capire è che un paese avanzato deve riuscire ad attrarre cervelli in quantità più o meno uguale a quelli che vanno fuori. Per cui ben venga il fatto che loro vadano fuori, purché però vivano in un paese che nel frattempo attrae giovani come loro d'ingresso e poi ovviamente dopo un certo tempo che ci siano le prospettive per farli rientrare, perché sennò veramente li perdiamo. Allora, da quel punto di vista, questo bombardamento sulla fuga dei cervelli ha generato un po' l'idea che in assoluto andare all'estero sia una sconfitta. Invece in assoluto andare all'estero è un'ottima cosa per sprovincializzarsi. Dopo bisogna creare un contesto sociale, scientifico, culturale, appunto, che bilanci i flussi entranti o uscenti e che dia le prospettive a questi ragazzi di rientrare. La risposta era molto composita. Lì per lì ho detto: occhio ragazzi, detto così è una bufala, sennò sembra che andare fuori sia un errore. Ecco, nell'istituto che dirige, però, il gran numero di ricercatori sono stranieri. Sì. Perché i nostri ricercatori non sono così bravi, sono più preparati, già giovani, ricercatori che vengono dall'estero? Guarda, dunque, le nostre statistiche in questo momento sono che il 44% del nostro staff viene dall'estero. Di questo 44% è composto da un 17% di italiani che rientrano dopo lunghe permanenze all'estero, quindi è quello che ti dicevo prima, cioè creare la possibilità di farli rientrare, e da un 27% di ricercatori che invece sono proprio stranieri, quindi il totale è 44. Secondo me questi numeri grosso modo ti danno l'idea di una struttura bilanciata, no? Che più o meno tanti ne entrano quanti ne escono. Poi abbiamo delle regole, tipo che i nostri dottorandi, i nostri postdoc non possono far carriera internamente, cioè evitiamo che si crei quella situazione per cui sai, tu fai il dottorato, poi fai il postdoc. Chiaro che dopo 8-9 anni che sei nello stesso posto diventa difficile rimettersi in movimento. Invece noi quello che chiediamo ai nostri ricercatori giovani è di fare il loro periodo PhD o postdoc, poi andare all'estero, poi ovviamente con la carriera, se le cose vanno bene, possono anche rientrare. Però c'è un grande flusso entrante ed uscente. Ecco, il suo istituto, l'obiettivo è quello di portare studi a un trasferimento tecnologico. Le nostre università preparano gli studenti a questo? Cioè, molto spesso si dice nelle università italiane c'è solo teoria, si applica poco. Quando arrivano giovani dalle università, il problema è nelle università o sono proprio i nostri ragazzi? No. Dunque, io trovo che... Continuo a dire che l'università italiana prepara mediamente molto bene i giovani. Infatti non ci sarebbe fuga dei cervelli se i nostri ragazzi non fossero attratti fuori. Allora, il punto fondamentale è che noi creiamo capitale umano molto pregiato dal punto di vista culturale e questo è sul mercato, infatti ce lo portano via. C'è però un aspetto della scienza e della tecnologia che non va sottovalutato. Molto di quello che viene chiamato trasferimento di tecnologia si basa sulla disponibilità di grandi infrastrutture di laboratori dove, al di là della forte preparazione culturale, dopo devi avere un approccio problem solving. Insomma, alla fine tu puoi sapere la meccanica quantistica, io sono un fisico, no? Allora, puoi sapere la meccanica quantistica, però se c'è da risolvere un problema su, non so, un telefonino, tu devi avere anche una preparazione, uno skill di tipo tecnico che ti consenta di fare queste cose. Allora, qui a mio parere quello che viene un po' meno è, da un lato, la disponibilità di grandi infrastrutture e di grandi laboratori, perché quelle sono le aree dove i posti dove la gente si cimenta, e dall'altro il fatto di forse noi di non avere questa preparazione un po' pratica. Se vai a vedere l'ETH di Zurigo, per non andare molto lontano, basta andare a Zurigo, vedrai che è una scuola di ingegneria dove probabilmente i loro studenti non sono preparati bene come i nostri, dei politecnici per esempio, però hanno delle strutture di laboratori fenomenali e fanno, non so, competizioni intorno al 3D printing, concorsi in cui devono fare un progetto, svilupparlo e poi viene valutato. Ecco, questo tipo di approccio, appunto problem solving, un pochino manca. Però insomma, onestamente credo che sia qualcosa che si può fare abbastanza facilmente. Abbiamo detto, è giusto andare all'estero per un periodo, però quando si trovano dei talenti, come si può tenerli in Italia? Allora,
il punto fondamentale è che tu vai all'estero anche un po' per vedere un posto diverso, per sentire un'altra aria, per sprovincializzarti. Se così non fosse, non andrebbero all'estero nemmeno i tedeschi e gli americani, che hanno delle strutture molto buone di solito, no? Invece ci vanno tutti. Non ci vanno 20 anni, ci vanno 2 anni, 3 anni, poi tornano. Quindi questa è un'esperienza che serve. Per ritenere i talenti, noi dobbiamo fare delle offerte che siano comparabili a quelle degli altri paesi, in termini intanto di regole di valutazione e di regole di recruiting. È ovvio che noi abbiamo delle regole di reclutamento che non sono uguali a quelle che si usano nei paesi anglosassoni, in Germania, sono forse un pochino più appoggiate ad una parte così di valutazione burocratica e poco che entra nel merito. La valutazione non è solo prima, ma è anche durante e dopo che il ricercatore ha fatto le sue attività, e lì ci deve essere un track record, una memoria. In buona parte del mondo avanzato c'è la tenure track, secondo me è un ottimo sistema per il reclutamento dei ricercatori nella fase iniziale della carriera. Bisogna poi capire che quando il ricercatore viene, quello giovane deve essere autonomo, cioè non deve avere per tutta la vita un capo dal quale dipende il suo destino. Il ricercatore viene preso, gli si dà una responsabilità, lo si valuta molto duramente, però è autonomo, deve avere un budget che può essere metri quadri, laboratori, dei soldi per fare la ricerca, nemmeno tanti, che vengono negoziati con la struttura che lo assume, e poi gli si dice guarda, fra 3 anni ci rivediamo, e la valutazione deve essere fatta da esterni, come si fa il peer review, no? In questo modo il ricercatore si responsabilizza e se è bravo ha la possibilità di decollare. Sono piccole cose che però messe tutte insieme fanno un po' la differenza, e io credo che per far ritornare i giovani dobbiamo far questo. Devo dire, la nostra esperienza nell'IT è un po' questa, offrendo questo tipo di organizzazione, francamente, che vengano dalla Germania, dagli Stati Uniti, dalla Cina o siano italiani che rientrano, trovano tutte le stesse regole e sono quelle che usano tutti quanti. Quali sono le prospettive nei prossimi 15 anni della robotica? Ma diciamo che la robotica ha superato un po' quell'idea, quella specie di bottleneck robotico per cui era semplice meccatronica, no? Adesso si è evoluta verso una scienza molto più interdisciplinare, dove tu metti insieme la cognizione, i materiali avanzati, la bioispirazione, no? Quindi qualcosa che è preso dalla biologia. Io penso che da un lato sia diventata e diventerà sempre di più una specie di arena culturale dove convergeranno discipline che prima non si parlavano. Prendi, non so, neuroscienze, meccatronica, fisica, chimica, ora si cominciano a mettere insieme intorno a questo oggetto che, non so, è l'umanoide, è l'animaloide. Dal punto di vista delle ricadute applicative e sociali, io penso che queste macchine diventeranno sempre più interagenti fra di loro e con gli esseri umani, e quindi saranno sempre più utili nel welfare in generale, no? Cioè per aiutare noi nelle condizioni pericolose, nelle condizioni estreme, a casa, sul lavoro, negli ospedali. Sai, io penso a una protesi, penso a un robot chirurgico, penso a un robot compagno in casa che aiuta il nonno che casomai ha difficoltà di ambulare, quindi lo vedo come uno strumento anche sociale, come tipo di tecnologia, poi vedremo. L'ultima domanda, il tema di quest'anno del festival è il tempo, ecco, come il tempo condiziona il ricercatore? Il tempo secondo me nella vita del ricercatore è una cosa fondamentale, perché è chiaro che tu puoi fare delle cose bellissime, ma se le fai in ritardo molto probabilmente qualcuno ti soffia, diciamo, la priorità, la posizione, eccetera. C'è un che di competitivo nella ricerca, no? In fondo è una gara. Per cui, al di là degli argomenti soliti, tempo e denaro, la verità è che tu vuoi arrivare primo, cerchi di arrivare fra i primi quando scopri, quando inventi, quando innovi. Poi c'è anche un altro aspetto, secondo me, un più etico, al di là della gara, della competizione, della ricerca. Cioè, io credo che tutte le discipline che noi studiamo, tutte le mode scientifiche abbiano una durata, no? Difficile che un argomento, una tematica resti per decenni sempre lo stato dell'arte, no? Diciamo il cutting edge di un certo settore. Bisogna anche un po' avere il coraggio di dire che le grandi tematiche hanno delle parabole. Arrivato a un certo punto di questa parabola, uno deve anche fare due conti, cioè deve dire questa roba qui o mi porta a fare una rivoluzione, la meccanica quantistica, una rivoluzione culturale, o mi porta a delle innovazioni tecnologiche che tutti possono, di cui tutti possono beneficiare, oppure a un certo punto ti devi anche chiedere se ha senso che continui per 25 anni a fare sempre la stessa cosa e casomai appunto non si capisce nemmeno bene perché. Ovviamente questo discorso ha ampi limiti, perché ci sono delle tematiche per cui forse 25 anni non bastano, però tu sai che in generale molte tematiche che noi facciamo, io penso che in una decade si dovrebbe già capire se sono delle cose che portano a avanzamenti epocali o a tecnologie nuovissime o meno.
E quindi bisogna anche avere il senso del tempo, perché poi alla fine noi tutti ci aspettiamo dalla ricerca un miglioramento della vita, ma non fra 10 vite, cioè possibilmente in tempi misurabili. Ok, grazie. Grazie a te.